Benvenuti a Salute e Sanità da Eva Perasso. Oggi parliamo di agopunture. Abbiamo qui per chiarire questa tecnica particolare di cui poco si sa e che arriva dall'Oriente, un medico agopuntore. Benvenuta dottoressa Nunzia Cisarò. Grazie. La dottoressa Cisarò lavora presso il Centro Diagnostico Ligure di Genova, in particolare riceve al Centro di Amicis di Genova Brignole. È venuta a raccontarci questa arte orientale che in realtà è un trattamento medico vero e proprio. Esatto, esattamente. Infatti per essere medici agopuntori bisogna prima seguire una laurea in medicina e poi questo è un percorso che si affronta dopo, quindi come specializzazione è un percorso che adesso è stato regolato dall'accordo Stato-Regione che prevede un diploma triennale. C'è poi la FISA, che è la Federazione Italiana Scuole di Agopuntura, che regola anche la formazione dei medici che poi scelgono questo percorso, quindi si fa appunto un percorso medico specialistico. Che cos'è l'agopuntura proprio e come si svolge poi il trattamento? Siamo curiosi e anche un po' spaventati. I pazienti spesso davanti agli aghi, tutti noi abbiamo un piccolo timore, però perché si fa l'agopuntura? L'agopuntura si fa soprattutto per ottenere dei risultati qualora si vogliano ridurre un po' i farmaci, sia per impattare meno su quelli che sono gli effetti collaterali, oppure anche per una terapia che ha come fondamento quella di stimolare l'organismo stesso ad attivare un suo sistema di guarigione. Dunque, è un percorso assolutamente di terapia naturale che non fa uso di farmaci e che serve appunto a riequilibrare l'organismo. Quindi non si va soltanto a curare il sintomo di quella che è una patologia che può inserirsi anche in una problematica un po' più ampia, però va a riequilibrare l'organismo e quindi sicuramente anche offre degli effetti sul lungo periodo di benessere per l'organismo stesso. In particolare, ci sono patologie in particolare che si curano attraverso l'agopuntura o almeno quali sono poi i casi che maggiormente arrivano da lei in studio? Sicuramente tutto ciò che attiene al dolore, quindi mal di schiena, problemi al collo, cefalea, sono le indicazioni principali, problemi articolari che soprattutto possono insorgere o negli sportivi o nelle persone anziane o anche per chi per usura appunto sforza la spalla, le articolazioni anche del gomito. Poi comunque si può fare si fanno anche trattamenti che riguardano tanti tipi di patologie, si tocca l'apparato digerente, anche disturbi dermatologici, disturbi ginecologici, si può anche aiutare le persone qualora già anche in trattamento per superare stati d'ansia o anche stati depressivi, quindi è una terapia a 360 gradi. Basti pensare che è il modo con cui i cinesi si curano da millenni, per cui potenzialmente si possono un po' trattare tutti i tipi di patologie laddove la patologia è un disequilibrio dell'organismo. Non si arriva, immagino, da lei come primo approccio. Se io ho mal di schiena non vado dritto dall'agopuntore, ma magari faccio prima degli altri passaggi. Anche qui immagino sia fondamentale lavorare in team con gli altri professionisti. Certamente, si può intanto, è giusto chiarire anche proprio la parte diagnostica, infatti non ci si rivolge a un medico agopuntore senza aver fatto eventuali accertamenti diagnostici, ecografie, TAC e poi si può per il sintomo, dopo aver fatto questi accertamenti, rivolgersi a un agopuntore, ma è anche utile avere un parere condiviso con ortopedici, fisiatri o tutte le altre figure che possono essere interessate dal disturbo per cui la persona si presenta da me. Allora, veniamo alla visita, la prima visita dal medico agopuntore, come funziona? Non pianta subito gli aghi sulla pelle. Ci racconti. No, assolutamente. Intanto si inizia con un colloquio che dura circa un'oretta in cui si ripercorre la storia clinica del paziente e si valuta il problema per cui il paziente si rivolge a me. Si fa poi una diagnosi secondo i criteri della medicina cinese, quindi si valutano anche polsi e lingua, che sono
diciamo, degli strumenti attendibili proprio per valutare lo stato di base della salute della persona. E quindi si unisce al colloquio la visita appunto che riguarda la palpazione dei polsi e l'osservazione della lingua, e così si arriva anche ad avere un quadro diagnostico preciso per poter poi procedere con la terapia vera e propria. E arriva il momento del primo trattamento, diciamo così, noi siamo curiosi, esatto, di sapere, intanto poi ci racconta anche come è fatto quest'ago, vedremo anche delle immagini. Come si svolge questa terapia? Ci si sdraia su un lettino? Esatto, sì, la terapia in genere produce comunque un effetto di rilassamento nella persona, nonostante le prime reticenze, proprio perché siamo abituati all'ago della puntura. In realtà poi ci si accorge che è un ago veramente estremamente flessibile, fatto con assolutamente nickel free, quindi adatto a tutte le persone che possono anche essere allergiche ad altri metalli, molto sottile e soprattutto in alcuni casi... Vediamo nelle immagini che intanto passano. Esatto, è sottile, flessibile, sterile, monouso, questo è importante perché non si riutilizza mai anche per la stessa persona lo stesso ago, ma vengono sempre usati ogni volta aghi nuovi, e poi in alcuni casi sono anche rivestiti da un sottile strato di silicone che aiuta proprio a ridurre un po' l'effetto puntura che può avere, ma che comunque è minimo proprio dovuto proprio all'infinitesimale diametro del lago stesso. Quindi tra l'altro studi scientifici hanno messo in evidenza che anche l'inserzione del lago produce rilascio delle endorfine, che sono gli ormoni del benessere, per cui oltre al fatto che appunto è una seduta che si svolge da distesi, quindi ci si rilassa già solo per questo, anche proprio l'effetto che produce l'inserzione del lago sulla pelle contribuisce. È un effetto benefico proprio, esatto, perché attiviamo le nostre endorfine, che tanto ci fanno bene, ci fanno stare anche allegri, esatto, diciamo così, le endorfine. Quindi non è doloroso, ci tranquillizza. Sì, si può avvertire nell'attimo dell'inserzione una leggera puntura, ma non ha nulla a che fare con le punture a cui noi siamo abituati. Lei mi parlava anche di una particolare tecnica che si chiama Moxa, in cui c'è, esatto, una sorta di sigaro, così si vede nelle immagini, adesso vedremo una foto di questo trattamento. Di cosa si tratta? La Moxa è una tecnica complementare all'agopuntura, quindi spesso io l'associo al trattamento con ago, perché altro non è che calore che si sviluppa appunto da questo ago, da questo sigaro che è fatto dall'Artemisia, di Artemisia, che è un'erba dalle proprietà terapeutiche che una volta appunto bruciato produce calore, che insieme all'ago massimizza un po' gli effetti appunto della terapia, per cui si associa appunto spesso, soprattutto ecco in dolori articolari, laddove si ha proprio la necessità di aggiungere calore alla terapia con l'ago. Abbiamo parlato di trattamento, di varie tecniche. Quanto dura un ciclo di trattamenti? Solitamente, ovviamente, certo, in media. Il ciclo di solito si articola nell'arco di un mese e mezzo, perché appunto si cominciano con due sedute settimanali per 2 settimane e poi si fa una seduta alla settimana per le altre 4 settimane. Quindi in genere si fa un ciclo di 8, massimo 10 sedute. Quindi in circa un mese e mezzo si può trattare, ecco, la può arrivare, diciamo così, a guarire per esempio da un fastidioso mal di schiena piuttosto, esatto, che da un'emicrania e così via. Okay, okay. E ricordiamo poi peraltro che sono trattamenti medici e quindi si possono scaricare poi anche, esatto, dalle tasse, come, esatto? Sì, come spesa sanitaria, per cui si può poi anche dare, insomma, questo si può scaricare come spesa sanitaria, per cui non è una cosa eccessivamente onerosa, ecco, per la persona. Bene, ringraziamo la dottoressa Nunzia Cisarò per averci raccontato che cos'è l'agopuntura e qual è, grazie, poi il lavoro del medico agopuntore, dottoressa Cisarò del Centro Diagnostico Ligure. Grazie, a presto, alla prossima puntata. A voi.